Salve a tutti, sono Davide Grosso, vengo dall'Istituto Albert Einstein di Potenza. Io sono Marianna Dorsi, vengo dal Liceo Clanum di Mirabella. Partecipiamo questa sera al concorso di poesie e portiamo una poesia che abbiamo scritto insieme, ci siamo conosciuti. Siamo conosciuti qui, proprio grazie a questo festival, e insieme abbiamo deciso appunto di partecipare al concorso di poesia. Quindi è una poesia, diciamo, molto proprio fresca di qualche istante, tant'è che ancora dobbiamo decidere il titolo. Noi in questa poesia vogliamo esprimere appunto i nostri pensieri, tutto quello che noi sentiamo proprio riguardo al il tema del festival di venire, ecco. Certo, vabbè, abbiamo deciso di metterci in gioco, ecco. E vediamo come va. E ancora andare con il venticello che soffia lieve sul mio corpo, è leggero, copre la mia anima e mi spoglia dei violenti pensieri che coprono come gli alberi verdi la mia naturalezza, il mio dentro infinito. Bello a me pare tutto. E guardare il sole, accecante, indispensabile. Nulla è tutto senza esso. Bello è guardare le nuvole, vedere l'arrivare, vedere le passate, percepire l'eterea bellezza, rabbrividire ad ogni alito di vento. Bello è guardare a un gettone che scappa, veloce e leggera come piume. Meraviglioso è vedere le pietre, immobili. Armonioso è ascoltare il suono della natura e le numerose depressioni continue nell'universo e oltre. Il silenzio non esiste, tutto è suono. Bello è percepire il brusio intorno a sé, ma sentirsi estranei da tutti, sentire senza ascoltare, guardare senza vedere.